alcune delle tue interpretazioni più forti, più riuscite, più intense. Penso al respiro, penso alla guerra di Mario, penso alla criptonite della borsa, il nome del figlio, l'uomo nero, e adesso il film per cui ti abbiamo premiato quest'anno per Amor Vostro, sono legati a dei ruoli di madre. E tu non sei una mamma? No, nella vita no. Punto. Come ti sei avvicinato? Insomma, è solo una combinazione questo fatto? C'è, come dire, qualche altro motivo per cui questi ruoli di madre ti riescono così bene? Ma sicuramente ci saranno tanti motivi, alcuni dicibili, alcuni indicibili, forse alcuni che non so nemmeno io. Ci saranno motivi di... mi è capitato di fare le madri in dei bei film, con dei bravi registi, e con dei ruoli molto belli, e quindi diciamo che questi ruoli che hai nominato, che sono anche film a cui io sono molto affezionata, di cui vado orgogliosa, sono anche forse... Io non sono mamma di bambini, perché non è successo, però sono una persona abbastanza materna. Si può essere materni anche senza avere bambini. Poi devo dire che ci sono anche delle mamme che non lo sono affatto. Un altro elemento, un altro tema a cui insomma si ricorre abbastanza spesso nel tuo cinema è Napoli, no? La criptonite nella borsa era appunto ambientata a Napoli, la guerra di Mario ambientata a Napoli, l'amore buio, e adesso appunto questo film di Gaudino. Tu sei nata a Napoli, anche se poi credo che sì, nessuno poi... può, però questa napoletanità ti è rimasta dentro, ti è rimasta del sangue, sembrerebbe, da attrice quantomeno. Sì, è chiaro che Napoli, per chiunque lavori lì, per chiunque racconti delle storie, anche se non sei di Napoli, è è una città talmente potente, sia esteticamente, sia nei contenuti, è contraddittoria, è bellissima, è bruttissima anche, cioè è una città che, come dire, ne devi tenere conto quando racconti una storia lì, non è mai neutra, quindi è una città in cui la tua storia deve fare i conti con quel posto, e per un attore, per me tutte le volte che vado a Napoli è come se essere lì mi dà, cioè non voglio, perché sembra retorica appunto questa cosa, però è vero che è un'ispirazione in più per me, so che qualche regalo me lo farà da qualche parte Napoli, nel che possa essere appunto nella lingua, nella musica, nei posti in cui sei fotografato, nella luce, quindi, come dire, io sono anche napoletana, però sono una napoletana, però diciamo che non sono mai stata veramente a Napoli da adulta, ho lavorato a Napoli, ho famiglia a Napoli, però non abito a Napoli da quando ho 16 anni, e quindi per me Napoli rimane comunque una città dell'infanzia, quindi anche un po' idealizzata.